What a tutti ciurma e benvenuti ragazzi in questo nuovissimo episodio su The Last of Us. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con i like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 60 like. So che ci possiamo riuscire ragazzi, grazie come sempre a tutti per il supporto. E fra i vari commenti che ci sono stati nello scorso video, io tra l'altro comunque vi ricordo che sono sempre veramente tutti comunque interessanti, alcuni simpatici, alcuni divertenti. Io ci tenevo a ringraziare in particolar modo Zombie Slayer, che dice: attualmente sei al secondo posto nella mia classifica personale dei gamer, al primo c'è il sommo Sabaku, al quale ha risposto anche Xisco Xavier, che dice: anche per me al secondo posto, ma tra le videogamer femmine. Quindi veramente ragazzi non so cosa dire, addirittura cioè al secondo posto dopo Sabaku, ragazzi questa non voglio definirla un'eresia, ma mi sembra veramente qualcosa di incredibile. Quindi grazie veramente di cuore ragazzi per questa considerazione, siete veramente fantastici. Piccola parentesi tecnica ragazzi, quest'oggi sto provando a registrare a 60 fps, perché avevo detto che avevo avuto problemi di registrazione nel primo video, quindi spero non ci saranno problemi o pecche grafiche, quindi incrociamo le dita. La volta scorsa ci eravamo salutati qui dopo che insomma abbiamo preso in carico tra virgolette Ellie per portarla fino al palazzo del governo, in quanto ragazzi a quanto pare potrebbe essere la chiave appunto per una probabile cura, ok? Anche se Joel, si stanno andando male sia dentro che fuori città, speriamo che ci sia qualcuno vivo nel luogo stabilito. Appunto Joel ragazzi era estremamente... Sì adesso un secondo, vedi che sto spiegando. Joel era quanto scettico chiaramente, però vabbè. Allora prendiamo le molotov, eccola qua. E questo quindi l'avevamo già letto, quindi le molotov ragazzi possono essere utili per uccidere più nemici contemporaneamente, per cui ecco qua. Allora raccogliamo pure l'alcol chiaramente e sta roba qua che ci può essere utile. Intanto ogni tanto getto l'occhio ragazzi sperando che non ci siano poi problemi durante la registrazione. Chiaramente quest'altro... Che ci dice il foglietto? Mappa delle luci, vediamo un po'. Incontrati con il secondo team di luci presso l'edificio governativo. Ecco, qua c'è la descrizione infatti di Ellie, ragazza, 1,60, 14 anni, capelli rossi. In zona di quarantena. Guarda, non sono i nostri. No, non sono i nostri, l'abbiamo già notato che non sono i nostri, no? Quindi che famo a sto punto? Oh, qua c'è una cosa buona. Pillole, davvero, davvero splendido. Eppure qua c'è altra roba utile ragazzi, è bene raccogliere tutto il possibile perché avendo la possibilità di craftare chiaramente bisogna raccogliere più oggetti possibili. Allora, è di qua che devo andare? Sì. Merda. Li vediamo e come purtroppo. Joel, tu vai davanti, io sto dietro. È lì, tu rimani sempre attaccata a me, ok? Certo. Occhio aperto. Tu rimani incollata alle mie chiappone e vedrai che non ti succederà niente. State fidate. I clicker possono sentirti anche se sei accovacciato. Premi leggermente L per muoverti più silenziosamente. Se qualcuno ti sente, fermati e aspetta finché non è sicuro muoversi di nuovo. Quindi chiaramente ragazzi lo stealth è fondamentale in molti casi. Casi tipo questo ad esempio, in cui i clicker non ci vedono ma ci sentono chiaramente. Quindi io posso puntare pure la torcia in faccia e non mi calcolano. Il problema è che bisogna stare attenti appunto a non farsi sentire. Oddio, ma quanti passiamo ce ne stanno? Piano, karma. Quanti cazzarola ce ne stanno? So pure fin troppi. Io devo sperare ragazzi di non fare macelli come ho fatto la volta scorsa, che ci ho messo un'eternità per uccidere 4 pezzi di cacca. Oddio, proprio qua devi venire. No, te prego. Ok, cerchiamo di aggirarlo. Non posso prendere altri medikit, per cui devo vedere un attimo di capire da che parte devo andare. Proviamo ad andare di qua. Da questa parte. Ok. Siamo quasi fuori. Merda. Merda. Piano. Raga, stiamo cercando di fare piano. Arrivano loro. Fanno un casino della miseria. Che cazzo. Allora, senti amico, noi ci dobbiamo arrampicare della...
Questa situazione è tipica. Se solo io provassi ad avvicinarmi anche nella maniera più furtiva possibile a questo clicker, mi divorerebbe vivo in 2 secondi. Ma Ellie può. Ellie può. Se vai da là mi fai un favore. Cerchiamo di far piano, anche se lo dobbiamo proprio far fuori, mi sa. Oddio. No, ma perché devi venire qua, oh? Cioè, ma segui queste che stanno a fa un casino della madò. Scusa, eh. Cazzo dei test, quando mi serviva non c'era. Adesso che si doveva fare i beneamati cazzi sua, ha fatto un macello e sono morta io. Ma di che stiamo a parlare? Mannaggia la cincia allegra, ma tu guarda un po' se le cose devono andare così. Mi sa che mi toccherà usare il coltello contro questo, ragazzi, perché se no non... Ok. Cioè, se no non ci sbrighiamo mai più. Allora, a quanto pare zitte. Davvero. Sì, ce so fa, è ovvio che ce so fa. Però adesso tu mi devi dare una mano, eh? Ok. Anche questo era un bel casino, però fa niente, fa assolutamente niente. Qua c'è niente di utile, sembrerebbe di no. Per cui andiamo. Andiamo pure. E vediamo che altre mostruosità ci riserva sto posto. Opp. Oh, un bel bagnetto, non fa mai male. Ok, direi che possiamo pure metterci su. Ah, che belli i rumori della natura, ragazzi. Danno una pace proprio interiore. Dopo che hai visto certe mostruosità non ti serve che questo. Il punto era che il palazzo del governo è parecchio lontano. Quindi non ho la minima idea di quanto tempo ci possa volere. Da che parte, Tess? Il palazzo del governo è da questa parte. Ma come fa a saperlo che c'ha un GPS in testa? Oh, non lo so, evidentemente conosce talmente bene la città. È vero, sono pure 20 anni che questi stanno in queste condizioni pietose. Vediamo cosa troviamo. Dislessia, portami via come al solito. Vediamo cosa troviamo. No, parla come devi parlare. Vedi cosa vuoi trovare. Perché tanto come al solito la rogna me la devo grattare io. Ragazzi, è arrivato il momento. Era arrivato il momento di usare la molotov. Solo che uno dei due pezzi di merda chiaramente non è finito sul fuoco. Non ho parole, ragazzi. Vedete? Adesso che sono nella merda. E Tess, magari sì, potresti darti da fare, no? O usarla la pistola, non come hai fatto prima. Cosa sto picchiando io, tra l'altro? Non lo so. Dovevi aspettare che cercasse di ammazzarti? Sono per tirare fuori la pistola. Si sono appena trasformati. Sì. Che ce ne sono altre qui. Sbrighiamoci. Comunque, io prendo la roba che mi serve. Ah, sì, quello che stavo a dire. Ho lanciato la molotov giusto in mezzo ai due. Ma perché non li ha presi tutti e due? Non ho capito. Mi sa che mi conviene. Allora, posso crearmi un altro kit medico. Me ne creerò un altro, chiaramente. Quindi allora, portiamo sto coso di là, vicino al camione. E andiamocene da questo posto di merda. Ecco fatto. Visto, Tess? Tutto risolto. Andiamo, faccio strada, controllo io. Libero, è tutto pulito. Tranquille, venite, venite. Ok, andiamo, va. Come al solito, minchia, ste serrande pesanti 3 quintali. La scritta diceva tieni premuto. Io mi sono messa a premere come una matta. Ho fatto un casino. Ok, veloce. Non sento niente, stanno arrivando. Arrivano. Lo so. Oddio, 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 muovite, muovite, muovite. Oh, regà, regà, fatemi passare. Oddio, cazzo. Via, via, via. E che ansia tutte le volte. Hai qualcosa sulla scarpa? Ah, che schifo. Che schifo. Ecco. Oddio. Ok, come usciamo da qui? Ora lo scopriamo. Esatto, cioè, ma perché farsi domande ancora prima di vedere come risolve il problema, no? Oh, usa le parti di recupero per potenziare. Per potenziare le tue armi. Oggi non ce la posso fare. Se hai incontrato un infetto nella zona, vuol dire che sei andata dove non dovevi. Sì. Sono scappata di nascosto. Ero nel collegio militare. Sei scappata? Volevo esplorare la città. Ho incontrato un infetto nel centro commerciale. L'accesso è vietato. Come accidenti hai fatto entrare? Beh, ho i miei segreti. Comunque, uno di quei runner, come li chiamate voi, è morso e... tutto qui.
Capisco. Una sorella da niente. Eri con Marlene insomma. Quando ti hanno morso? No. Le ho chiesto aiuto soltanto dopo. Conoscendola è già tanto che non ti abbia sparato. Stava per forza. E poi? Te l'ho detto, lei se la caverà. E che cosa? Cioè, alla fine, scusatene, cioè, se lei era stata morsa e il suo destino di regola era segnato, perché non l'ha uccisa subito? Sarà stato il bene? Sarà stato il male? Sarà stato il destino? E chi lo sa? Allora, intanto ho potenziato un pochettino, ragazzi, la pistola che abbiamo. Ho potenziato la velocità di ricarica e la potenza di fuoco. Non volevo parlare mentre chiaramente stavano chiacchierando le altre due, se no si crea una confusione da non poco. Allora, quale porta? Questa o quell'altra? Suppongo che possiamo guardare prima qua, vedere se c'è qualcosa di utile a noi. Cassetti vuoti. Di qua. Ok, siamo riusciti di qua, perfetto. Quindi la stanza è sempre la stessa. Qualcosa che ci può servire? Mannaggia, no. Proprio del tipo attaccate al cazzo. Va bene, ok. Cercherò di sopravvivere. Così come ho fatto. Che c'è? Che? Tess. Ma la... Ma ve muovete? Cioè, prima mi stanno attaccate al culo, poi vedevo aspettare mezz'ora. Ma io non lo so. Ti credo che poi quando c'è sto in mezzo ai guai e voi ve fate i fatti vostri. Queste cose hanno centinaia di anni. Davvero? Sì. Ok, vecchio museo. Roba utile. Solo... Oh, merda. Che c'è? Che c'è? Perché sta... Io ho capito che... Regà, state a vivere un'apocalisse. Però dovete vivere un attimino con un po' più di tranquillità. Perché così, cioè... Crepate dopo un giorno, Costanzia. Dio santissimo. Okay, oh, merda, perché? Forza. Via, 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 via. Sono vivo. Trovo il modo di arrivare. Arrivano! Tess! Corri! Ah, guarda un po', si è ribaltata la situazione. Per una volta che state voi nella merda, io sono a posto. Che cosa strana. Il destino, vero? Oddio. Ok, il destino è un par de palle, perché adesso sono nella merda pure io. Ok, allora intanto... Oddio, c'è un altro qua. Vattene, 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 per l'amore del cielo, non ti avvicinare a me, grazie, sono infetto. Ah no, scusami, lo sei prima te. Cerchiamo di squagliarcela senza incrociarci con nessuno di questi ragazzi. Tess. Sì, Tess, 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 ah, sono passate da qua. Oh, è inutile che continui a chiamare. Gioele, sei un po' troppo nervoso per i miei gusti. Te lo dico, mi stai a mettere nervosa, io sto cercando sempre di mantenere la calma. Ok? Quindi cerca di mantenere un attimo la calma. Ripeto, capisco la gravità della situazione, ma devi cercare di stare un po' più scialla. Coltello completo è necessario, tu sorella. Quindi chiaramente dobbiamo passare da qua, no? Chiaramente, figurate. Oddio. Senti, e vattene a fanculo. Non ha provato minimo interesse per la bottiglia. Certo che no, perché mi sono fatta sentire come una stronza di merda. Mi sono fatta sentire. No, vabbè, ha chiamato tutta la combriccola. Scusate, ragazzi, ma c'è una certa fretta. C'è una grande fretta. Una grande fretta. Oddio, Joel, muovite. Mi stanno a seguire. Oh, cazzo. Raga, non so come. Non so come, eh. No, non te ci mette pure te. Che ho appena seminati tre. Che è, oh. Oddio, oddio, quelli mi stanno ancora a seguire. Sto bene. Ragazzi, qui dentro. La ragazza. Raga, io non so. Non so come sono riuscita a fare quello che ho fatto. Proprio sinceramente ve lo dico, non ho la minima idea. Oh, mamma mia. Tutti sempre così tanto agitati. Oddio. Non t'azzardare mai più a prendermi a pugno, ok? Quella è una cosa che mi posso permettere solo io. Ecco qua, bello sistemato. Pure te, ne vuoi pure te, ne ho anche per te. A questo punto delle cose dovrei avere tipo le mani maciullate, ma sono dettagli. Ah, pure te. Oh, ma quanti cazzo sono? Non so cosa sta succedendo.
Ne vuole sbucare qualcun altro per caso? No, perché ce n'erano tipo 10. È una botta in faccia. Vaffanculo, mamma mia. Minchia, raga, non so se abbiamo notato che Joel li ha fatti fuori tutti quanti a mani nude, raga. Ormai c'ha le mani d'acciaio. Dio santissimo. E ancora mi sto chiedendo come ho fatto prima con quei clicker. È stato un miracolo. Oh, merda. Che c'è? Oh, ma mi spiegate perché cazzo dovete ripetere oh merda di continuo? Che problema ci avete oggi, ragazzi? Vi fa male la panza? Un po' decolica, qualcosa? Yes. Che c'è? Tutto a posto? Solo un po' di fiatone. Mamma mia. Di qua, arriveremo sul tetto. Andiamo allora. Per strada, va. Vediamo un po' dove arriviamo. Troviamo come andare di là. Ecco, trova come andare di là. L'edificio. Sì, eccolo, è lì. Quella è la cupola. La cupola d'oro, ragazzi, è il nostro obiettivo. Indietro. Ok, ce l'ho a te, sei visto? Il tuo omone ha risolto già il tuo problema. Ok. Ecco fatto, madame. Ok, fai attenzione a dove metti i piedi, sarà un po'... Fa spissa lei. Ah, bella che c'hai 14 anni, ti ho detto io c'ho il triplo dei tuoi anni, se non de più, Mi fa poco a fenomena. Beh, è tutto come te lo aspettavi? Non ho ancora un verdetto. Certo che la vista è spettacolare. Andiamo, di qua. Ehi, sbrighiamoci. Ci siamo quasi. Non distrarti. Sì, signora. Sta tranquillo. Non ho fatto niente. Non posso manco pensare un po'. Che poverino, si è guardato l'orologio, ragazzi. Quindi, chiaramente, vedere una ragazzina di quell'età gli ricorda papale papale sua figlia. È dietro l'angolo, forza. Oh, già ci hanno portato fin qui. Seguiamo, ragazzina. Ottimo. Davvero splendido. Forza però. Muovi i piedini, dai. Quindi ci siamo praticamente, siamo arrivati. Sì, come al solito, te do io la spinta, non ti preoccupare. È quello che dobbiamo fare? Che c'è? Perché fissi il muro? Cos'ha quest'edera di così bello? Tess, poi mi romper cazzo a me. Non distrarti. Te che guardi l'edera sui muri è meglio. Aspettate, qua c'è qualcosa. Un foglio. Cosa dirà mai questo foglio? Pattugliare l'area del rendezvous. Assicurarsi che non vi sia presenza militare prima di spostare la ragazza al prossimo rifugio. Assicurarsi che la ragazza sia ben nutrita e in salute. La sua sicurezza è di importanza capitale. Perché, ripetiamo, chiaramente loro sono... Sul suo braccio. Sì. Se arriviamo laggiù e sono tutti morti? Non lo sono. Come fai a saperlo? Lo so e basta. Ascolta, andrà tutto bene. Un po' di positività, okay. Chiaramente. Deve andar bene. Ricordiamo che appunto credono che possa essere la cura a tutto questo, ragazzi. Ah, ok, mi serve questo. Lo potevamo capire prima, no? Che sto sempre qua a cincischiare. Voi state pure lì, non vi preoccupate, che come al solito ci penso io. Ecco fatto. Andiamo, va. Ci siete? Non oso immaginare. Perché sembra tutto fin troppo tranquillo. Eccolo, ci siamo. Ci siamo. Top. Quasi. Sì, lo vede anche lei il palazzo. Ci ha portato lei fin qui. Ce l'abbiamo fatta. Per la cronaca, non so nuotare. Ottimo. Guarda, sembra bassa sul lato destro. Seguimi. Ammazza, tutto sto schifo. Sono felice che Marlene vi abbia ingaggiati. Che intendi? Ah sì? So che verrete pagati per questo. Ma comunque, vorrei lo stesso ringraziarvi. Sì, certo. Alla tenerotta. Figurati, sta tranquilla. Sono solo morta tipo una decina di volte nel tentativo di portarti fin qui. Sono resuscitata però. Quelli sono altri dettagli. Perfetto ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Apro io? Apro io. È permesso? C'è nessuno? No, no. Oh shit. E ora che facciamo?
E ora un bel cazzo di problema. Che stai facendo, Tess? Oddio. Magari c'è... avevano una mappa o qualcosa che ci dica dove andare. Fino a che punto dobbiamo arrivare? Fino a dove serve arrivare? Dov'era il loro laboratorio? Oh, non l'ha mai detto, so solo che si trova da qualche parte a ovest. Che ci facciamo qui? Questo non è da noi. Che ne sai di noi? Dimmi. So che sei meglio di tutto questo. Ah, sì? Sai una cosa? Siamo persone di merda, Joel. È da molto tempo ormai. No, siamo sopravvissuti. Stavolta possiamo... È finita, Tess! Ci abbiamo provato. Ora andiamo a casa. No, io... non vado da nessuna parte. Questa è la mia ultima tappa. Cosa? Perché? La fortuna doveva finire prima o poi. Ma di che cavolo stai... No, no! Non toccarmi. Oh, Cristo. È infetta. Joy. Fammi vedere. No, dai. Non volevo. Fammi vedere. Oh, Cristo. Oh. Ops, giusto? Dammi il braccio. Questo ha 3 settimane. Mi hanno morso 1 ora fa ed è già peggiorato. Cazzo, questo è tutto vero, Joel. Devi portare la ragazza da Tommy. Faceva parte di questa squadra, saprà dove andare. No, 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 quella era la tua crociata. E io non la porterò avanti. Sì, lo farai, senti. Dovrei pur sentire degli obblighi nei miei confronti. Questa volta è diverso, quindi portala da Tommy. Merda. Non mi ricordavo sto dettaglio. Cioè, sono qui. Mi ricordavo. Posso farvi guadagnare tempo, ma dovete correre. Cosa? Vorresti che ti lasciassimo qui? Sì. Non ti lascio sola per... Io non mi trasformo in uno di quei cosi. Ti prego, rendimi le cose facili. Posso farcela? No, vai e basta. Vai via, cazzo. Ellie. Mi spiace, io non volevo andasse così. Datti una mossa. Sappiamo che siete lì. Gettate le armi e venite fuori con le mani alzate. Io mi ricordavo che lei non ci sarebbe stata, cazzo? Comunque. Non posso credere che l'abbiamo fatto. Per il resto Basta. Della storia, però non... L'abbiamo lasciata morire. Basta. Non mi ricordavo questo dettaglio, quindi... Quando poi ti immedesimi in queste storie, cioè... Ti rendi conto che deve essere bruttissimo, ragazzi. Perdere così una persona che magari non ti era niente, ma alla quale ti sei affezionato... Perché sei sopravvissuto forse anche grazie a lei nel corso di tanti anni e quindi... Cioè, deve essere una cosa bruttissima. Stammi vicina, dobbiamo muoverci. Oh, cavolo. Quindi niente, da sto momento in avanti. Ciao ciao Tess, e sarà davvero il momento di cavarcela da soli. Andiamo di sopra. Tutto e per tutto. Lì forse potremmo uscire. Sta succedendo il pandemonio, porca miseria. Basta. Magari in situazioni del genere forse si diventa pure un pochettino più insensibili, non lo... Hai eliminato 2 dei miei uomini. Ricevuto. Tu, abbatti la porta. Tu, con me. Signor Sì! Oh, mio Dio. Tess. Si è sacrificata per aiutarci, ragazzi. Quindi... Sì, lo so. Infatti ci conviene muoverci. Ci conviene darci una mossa perché... Cioè, lei si è sacrificata per... Dobbiamo muoverci. Per aiutarci. Opla. Ok, vediamo un po'. Cosa abbiamo qui? Finally! Un bel upgrade, ragazzi. Questo dovrebbe essere più di precisione, se non sbaglio. Fucile da caccia. È più alla distanza, chiaramente. E richiede più mira, quindi... Già questo sicuramente non mi faciliterà le cose. Che facciamo? Cazzus.
Joy. Niente, però con questo dovrebbe bastare un solo colpo. Oddio, non è proprio di precisione, eh. Controllo la zona. Ok, non ancora ci hanno visti. Magari possiamo sfruttare sta cosa a nostro vantaggio. Riesco ad avanzare un altro po', avvicinarmi, perché da sta distanza se no è troppo davvero, ragazzi, eh. Non credo che riuscirò a fare qualcosa di stealth. Forse sì. Dove mi vede? Dove mi vede? Ehi, hey, Joel, Joel, dove cazzo? Io lo... Regà, lo volevo far girare, eh. È il momento. Ok. Aia, aia! Ecco, vabbè, niente. Allora, questa è andata di merda. È andata di merda perché me la sono giocata proprio male. Perché quel maledetto che è arrivato lì da destra, Joel, non si è girato quando gli ho detto di girarsi. Non capisco perché. Riproviamo. Cambiamo arma perché questa magari è più veloce, quindi... Proviamo a fare il giro di qua. Eccolo qua, m'ha visto? M'ha visto... Vabbè. Vieni da qua, bello di casa, vieni. Che almeno questo lo posso strangolare. Ecco, niente, non mi hanno visto. Mamma mia, raga, mirare col pad è una... tipo una tortura. Vi dirò. È l'imprecisione fatta mira. Già io c'ho una mira de merda, quindi... credo di aver detto tutto. Via! L'uscita sul resto! Via, si corre, ragazzi, si corre. Perché a quanto pare può essere una buona opzione anche questa. Me la do a gambe, ragazzi. Non starò di certo ad aspettare voi. Mazza, è pieno. È pieno, sono peggio degli scarafaggi questi. Madonna santa, sono tutti lì che aspettano. Ok, almeno quelli di sopra me li sono evitati. Ecco, dovevo premere... cioè, dovevo premere triangolo, ho premuto quadrato. Va benissimo così, guarda. A bello. Perché comunque correndo almeno... Aia, 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 mo, raga. Se m'ammazzano è a fine. Ciao ragazzi, di nuovo, ciaone. Ce la diamo a gambe, Ellie, corri. Va benissimo così, a quanto pare. Stavo giusto dicendo che a quanto pare funzionava lo stesso come tecnica. Grazie, grazie per avermi smentito. Non verrà solo questo stronzo, chiaramente. E vabbè però, cioè, regà, non faccio in tempo ad afferrarne uno. Te sei andato. Non me dai niente. Siete venuti armati fino ai denti, non me dà niente. Oddio, ci mette una vita a ricarica. Un bel guaio. Sì, ma allora, sto fucile è efficace oppure no? Perché, mizzica, cioè, servono così tanti colpi. Oddio. Oh, ma Joel, che cazzo fai? Ah! Fe! Non mi farò ammazzare di nuovo. Porca di quella pu... Fatto appena in tempo a curarmi. Più nel più possibile. Oddio. E dai, è da dietro. Oh! Ma porco di quel... Minchia. E dai, mo ci rimango secca un'altra volta. Mi sto rompendo i maroni. Quanti cazzo ce ne stanno? Cioè, poi mi pare un po' troppo, eh. Cioè, ok, mettercene, però... Minchia, mi sa che ho fatto un headshot. Però comunque è ancora vivo, chiaramente, perché c'è il caschetto. Lo stronzo maledetto. E dai, oh! Ma quante cazzo rivolte lo devo colpire, sto stronzo? Chi manca? Chi ne vuole ancora? Ok, mamma mia, che parto. Dio santissimo. Ma intanto, visto che c'è sto, fatemi dare un'occhiatina qua intorno per vedere se c'è qualcosa di utile. Ok. Anche se... temo, non è che non troveremo poi tantissimo. Ok, qua c'è qualcosa. Ottimo. Pure qua c'è qualcosa. Ottimo. Ebbene, possiamo andare allora. Usciamo da sto palazzo maledetto che ci ha portato solo Yella. Ok. Anche se tutti insanguinati, ce l'abbiamo fatta. Comunque è di qua che dobbiamo andare, mi sa. Stai giù. Oh, minchia, la metropolitana. Un altro bel posto de merda in cui infilarsi. Regà, ma me lasciate in pace. Un po' di pace, no? Perché ci dovete perseguitare? Non capisco. Oddio, spore. Cazzo. Ah, vabbè, lui la maschera se la deve mettere per forza. Nessun bersaglio, ripeto, nessun bersaglio. Lei ovviamente essendo immune.
Ricevuto, mantengo la posizione. Come fai a respirare in mezzo a questa roba? Non ti stavo mentendo. A lei chiaramente le spore non fanno niente. Il posto è vuota. Io non ho visto niente. Raga, ma che incubo. Guarda là sotto. Dove diavolo si è cacciato? Sapessi, bello mio, sapessi. Ok, strangoliamolo già prima che torni quell'altro maledetto. Sì, un po' di casino in più, no. Va bene. Allora. Ecco, un'altra. Che bestemmia a caso. Dove è andato? Maledetto, sta di là. Vediamo se riesco ad aggirarlo da qui. Forse, forse saremo fuori molto presto. Riesco a fare un lavoretto. Dai! Ma l'avevo preso praticamente. Oh, porco di quel... Cioè, non posso iniziare e finire un lavoro stealth decente perché mi si devono sempre sguastare i piani. Cioè, ditemi voi se è una cosa normale. Secondo me non è normale. Comunque, parte tutto. Vediamo se qua dentro c'è qualcosa. Come sempre no, mani vuote. E procedemus in mezzo all'aria tossica. Come se tutto fosse normale. Tra l'altro, dove stiamo andando di preciso? E te pareva? Troveremo una soluzione. Chiaramente la signorina non sa neanche nuotare. Quindi mi toccherà adesso trovare un rimedio per aiutarla ad uscire da lì. Vediamo, allora, di qua non posso uscire. Ok, possiamo anche immergerci, chiaramente. Esatto, quindi possiamo andare dall'altra parte di qua. Vediamo se di qua c'è qualcosa di utile. Una passerella, una pedana, qualcosa. Mi posso arrampicare? No. Ok, immergiamoci ancora di più in profondità. Posso passare di qua? Forse di qua c'è... Oddio. Resisti, Joel, però muovite intanto. Mamma mia, quanto mi devo allontanare? Oh, qua posso salire. Cioè, fammi capire, devo arrivare fin qua per prendere quello che mi serve. Ma che davvero? Come lo porto fin di là? Qui non posso fare niente senza Ellie, per cui... One eternity later. Cioè, no, scusate. Come c'è arrivata lì? Come è arrivata lì? What the fuck? Ma allora sono rincoglionita io. Sto avendo le ennesime prove che mi sono rincoglionita pure io. Come c'è arrivata fino a qua? Va bene, ok. Evidentemente c'era un passaggio, c'era qualcosa. Sento come se uno stalker dovesse saltare fuori da un momento all'altro. Ottimo. Le sensazioni quelle belle. Comunque adesso sì che ci serve qualcosa per farla arrivare fino di là. Perché deve prenderla lei la scala, chiaramente. Oh, ecco. Guarda caso, è quello che ci serve. Davvero splendido. È lì, bella di casa, vieni qua, vieni. Monta su, che dobbiamo fare un giretto dall'altra parte. Salta su. Coraggio, su. Sì, davvero, davvero. Dai. A posto, a posto, a posto, ci siamo. Piano, reggite, reggite. Ecco la scala, ecco la scala. Prendi la scala. Prendi la scala, bella. Perché me la porta fin di qua? Che cambia? Va bene. Questo coso ovviamente a me non me reggerà, quindi... Ottimo, ecco fatto. Perfetto. Ciao. Grazie mille. Davvero gentile. Allora, oddio. Ok, andiamocene. Ma tanto sto posto sarà infestato, figuratevi. Se non sta pieno di mostri qua sotto. Cioè, sembrerebbe troppo bello per essere vero il contrario. Mi spiego? Oh, che bella l'aria. L'aria di fuori. Da sempre una sensazione bella, raga, quando si esce da sti posti così soffocanti. Gli alberi, il verde, la natura, ti danno proprio il respiro. Ehi, senti, riguardo a Tess, non so nemmeno cosa... Ascolta, ecco come funziona. Tu non parli più di Tess, mai più. Anzi, facciamo che non parliamo più delle nostre storie. E secondo? Non parlare a nessuno della tua condizione. Penseranno che sei pazzo o vorranno ucciderti. Infine, tu fai quello che dico quando lo dico. È tutto chiaro? Certo.
Ripeti? Faccio quello che dici. Bene. C'è una città qualche miglia a nord di qui. Lì c'è uno che mi deve dei favori. È possibile che ci trovi un'auto. Ok. Dai, andiamo. Sì, ma un'auto per andare dove? Cioè, adesso non ce l'abbiamo una destinazione, credo, nel senso... Cioè, dove la porto sta ragazzina? E andiamo. Sì, faremo prima da questa parte. Opla là! Saltiamo le staccionate. Accidenti. Cosa? Allora... Niente, solo che... Non ho mai visto niente del genere, ecco. Parli del bosco? Sì. Un posto così bello, non ho mai camminato in un bosco. È figo. È figo, sì. È bellissimo. Mamma mia. Che meraviglia, ragazzi. Perché non mi riporti da Marlene? Se fosse stata in grado, non ti avrebbe lasciato con noi. Magari ora sta meglio. Non vorrei deluderti, ma i tuoi amici non hanno mai avuto molte speranze di sopravvivere. È più forte di quel che pensi. Non importa. Dubito potrebbe riportarci in città tutti interi. Fidati. Vorrei anch'io che ci fosse un'altra soluzione. Ok. Ciao, e quindi piccolo. Questa è la mia domanda. Cioè, lui adesso dov'è intenzione di portarla? Perché non c'è un piano. In effetti, comunque vabbè, in ogni caso c'ha questo tizio che gli deve un favore, il quale magari appunto potrebbe dargli un'auto. Per andare dove? Non lo so, però vabbè, poi queste sono cose che sa Joel, io non voglio entrare troppo nel merito, insomma. Vabbè ragazzi, allora, anche oggi abbiamo avuto la nostra dose di guai, purtroppo abbiamo perso Tess, quindi nel modo in cui abbiamo visto, che è stato direi alquanto triste comunque. E quindi adesso Joel si ritrova comunque con questa responsabilità addosso. Ed effettivamente adesso non ho la minima idea di cosa avrà in mente. Quindi l'obiettivo attuale è raggiungere questo tipo che potrebbe dargli un'auto. Poi vedremo insomma appunto come procederanno le cose. Come sempre ragazzi, potete magari raccontarmi le vostre esperienze con The Last of Us sotto in commento. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione e un abbraccio a tutti ragazzi da Giocherina. Ciao!